Buonasera a tutti, oggi è domenica 29 settembre e con oggi sono 129 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, solo un secondo che sistemo qui questo smartphone, così posso parlare un po' più agevolmente. Ecco. Allora, io oggi vorrei provare a raccontarvi questa storia in modo estremamente semplice, in modo che anche quelle persone che per la prima volta sentono parlare di questa vicenda pazzesca che sta accadendo ormai da 4 mesi. E su questa gru possono capire. È una storia che ogni giorno che passa sta assumendo davvero toni sempre più surreali e grotteschi e che ormai proprio a causa della cialtroneria di questa classe politica istituzionale è finita sotto gli occhi non solo dell'opinione pubblica cittadina, ma anche nazionale. Presto, se vanno avanti così, finirà anche sotto gli occhi dell'opinione pubblica mondiale, visto come sono stati capaci di gestire una situazione del genere. No, 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 non ci sarà da stupirsi. E hanno veramente dimostrato non solo di essere delle persone malvagie, ma anche di essere proprio veramente strategicamente incompetenti e inadeguate a occupare i ruoli che occupano, no? Dei ruoli così importanti per la vita, la salute, il lavoro, la dignità delle persone. Ecco, hanno dato dimostrazione veramente mondiale della loro veramente della loro cialtroneria, della loro furberia. Ma io vorrei raccontarvi appunto questa storia partendo proprio dagli attori principali di questa vicenda, che sono il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, l'attuale prefetto Valerio Valenti e il suo vice il dottor Cattagliata. Il primo, il sindaco, è colui che a un certo punto sembrava essersi reso conto del grave danno che aveva fatto la sua amministrazione nei confronti della mia impresa, la mia unica fonte di vita e di reddito, paralizzandola per anni e poi distruggendola definitivamente e mettendola nelle mani fondamentalmente di una multinazionale, perché questo è in buona sostanza il pane quotidiano di Paolo Fontanotto, il quale ha alle spalle appunto una multinazionale che è la Pacorini Group, una multinazionale che non ha avuto neanche bisogno di partecipare al bando di gara per fagocitarsi la mia impresa. Eh sì, avete capito bene, non hanno neppure partecipato al bando di gara. Perché al bando di gara ha partecipato un personaggio che si chiama Samuele Rossi della GDM, che a un certo punto scompare dalla scena e compare di colpa appunto il pane quotidiano e la Pacorini. È pazzesco, ma è davvero andata così. Infatti spero che la RAI si occupi anche di questa cosa, di andare a sfrugugliare com'è possibile che questi personaggi si siano fagocitati l'impresa, l'unica impresa, i sacrifici e il lavoro di un cittadino italiano, di un piccolo imprenditore, senza neppure partecipare a un bando di gara. E oltretutto sono stati premiati dalla Regione Friuli Venezia Giulia con un lauto sconto sui canoni da pagare, perché glieli hanno abbassati di 5 volte, pensate un po', che gentili. Ma è tutto questo, è andato così. È così che si muovono ormai le multinazionali nel nostro paese, si muovono nell'ombra, no? Per un po', e poi quando vedono i bocconi buoni,
azzannano e appaiono di colpo e sbranano. E così si stanno praticamente sbranando le piccole e medie imprese italiane. E ormai questa cosa è sotto gli occhi di tutti. Ma torniamo al nostro primo attore, il sindaco di piazza, il quale appunto cerca di porre un rimedio apparentemente su questa vicenda, offrendomi una location alternativa, sulla quale poi addirittura mi fa fare un progetto, cosa che io faccio, ma una location che poi si rivela farlocca perché non è neanche nelle disponibilità del comune di Trieste. Avete capito bene? Cioè, era una location che non era del comune, per cui lui mi è, oltre che al danno anche la beffa, cioè mi aveva fatto fare un progetto su una specie di fontana di Trevi, qualcosa che, no, che non era sua. No, pensate che mattacchione questo sindaco. Eppure tutto questo è successo veramente e di questo ci sono ovviamente registrazioni, c'è la testimonianza persino di un funzionario del governo che era stato messo proprio a disposizione del sindaco per seguire la vicenda, per cui lui ha assistito a tutta questa cosa surreale e di tutto questo era a conoscenza anche la questura di Trieste, no? Per cui che tutto questo sia accaduto realmente non, è garantito. L'altro personaggio è invece il prefetto Valerio Valenti, che ha sensibilizzato appunto dalla questura di Trieste, dal sottoscritto e dal governo, ma anche e soprattutto dalla questura che ha cercato insomma di fargli capire che la situazione era veramente sul filo di lama e che questo sindaco veramente l'aveva fatta sporca e l'aveva fatta grossa, no? Per cui insomma cercavamo di fargli capire di riportare un po' tutti nei binari e di trovare una soluzione a questa vicenda cercando di creare appunto questo tavolo, questo famoso tavolo tecnico con il sindaco, il presidente della regione Fedriga, il governo e trovare una pacifica conclusione della vicenda. Invece questo prefetto, pensate un po', ci ha messo 43 giorni per fare una telefonata al sindaco. Potete capire bene che 43 giorni per fare una telefonata sono ingiustificabili, no? È chiaro che se tanto mi dà tanto, tutto il resto non può essere, cioè, sicuramente meglio e non poteva sicuramente andare meglio. Tanto è vero, comunque non era riuscito a combinare assolutamente nulla. E quindi costringendo me a salire su questa gru, insomma, ha contribuito a far precipitare la situazione, no? E in compenso ci ha messo, oltre che questi 43 giorni per fare la telefonata, 120 e rotti giorni per istituire un tavolo o quantomeno un incontro con l'attuale ministro Patuanelli, è chiaro che non era più credibile. Questa gente ha perso completamente qualsiasi fiducia e qualsiasi credibilità e serietà agli occhi non solo miei, ma agli occhi di chiunque, no? Insomma, con uno scenario di questo tipo. Oltretutto, è ovvio che mi sarei aspettato come minimo una telefonata dal ministro Patuanelli, per capire, che cosa stava succedendo, visto che oltretutto io conosco abbastanza bene Patuanelli, non dico che siamo amici, ma insomma abbiamo un rapporto, di stima reciproca e di simpatia da tantissimi anni. Oltretutto Patuanelli si è già occupato della mia vicenda, mi è stato anche molto vicino, lo conosce bene questa situazione e sono sicuro che neanche a questi personaggi non godono di nessuna stima, di nessuna fiducia anche da parte di Patuanelli che li conosce bene, sa di che bestie stiamo parlando. E quindi non avendo ricevuto ovviamente nessuna telefonata da parte di Patuanelli, era chiaro che
che stavano preparando un'altra fuffa o pacco, che dir si voglia, no? E l'altro personaggio, l'altro attore in questione era il vice prefetto, il dottor Cattagliata, che è quel personaggio che nel corso di questi anni io mi interfacciavo con lui, in qualche modo cercavo di parlare, la prima figura di riferimento istituzionale a cui chiedevo aiuto, chiedevo di fare qualcosa, di sensibilizzare il prefetto, il governo, il sindaco, e mi sentivo sempre rispondere con questo continuo mantra degli emigranti. Sembrava che l'unica occupazione, priorità di questa prefettura fosse quella degli emigranti. Emigranti, emigranti, emigranti. Mi sentivo ripetere sempre questo in continuazione, come se noi italiani non contassimo ormai più nulla, potevamo ormai andare tutti a morire ammazzati. Ecco, potete immaginare, insomma, che tipo di clima erano riusciti a creare questi tre attori, e che razza di fiducia potevo avere io nei loro confronti, no? Ovviamente. E pensate che, appunto, arrivando ai giorni più recenti, a giovedì sera, quando ricevo la telefonata dal viceprefetto Rocca Tagliata, che mi chiedeva appunto di prepararmi a scendere, perché sabato mattina avrei dovuto incontrare, a suo dire, il ministro Patuanelli in prefettura. Io a quel punto mi sono anche arrabbiato, perché ho detto: scusate, avete aspettato 128 giorni per fare questo incontro, e adesso volete che in 24 ore io scenda senza neppure il mio avvocato e senza neppure aver parlato con il ministro Patuanelli per capire cosa stava succedendo. Ma voi state proprio fuori di testa, no? Voglio dire, dopo aver perso qualsiasi fiducia e credibilità, voi pensate che io scendo persino sulla parola. Infatti, dopo, ho fatto un video che ho messo su Facebook, spiegando appunto questa ennesima cialtroneria istituzionale, dove un viceprefetto fa delle comunicazioni così importanti senza neanche fare due righe scritte. E infatti, dopo il video arrivano, nella sera tardi, anche le due righe scritte. Pensate un po', pensate un po' in che mani siamo, cioè, che gente è a gestire veramente le nostre vite, no? Era chiaro che si stavano mettendo in mezzo Patuanelli, lo stavano usando come esca per fare il pacco, no? Mi ricordava un po' quelle scene un po' alla napoletana. Avete visto, presente, quei film alla Totò, no? Non abbiamo soltanto un sindaco che tira pacchi e propone Fontane di Trevi, ma abbiamo anche una prefettura che si muove nello stesso modo, no? Corri, 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 che c'è il ministro che vuole parlare con te. E questa cosa mi ricordava anche queste scene, appunto, di questi film, alla napoletana, alla Totò, dove c'è appunto il furbacchione di turno che vuole tirare il pacco al turista o al malcapitato, proponendogli appunto o il televisore piuttosto che lo smartphone o il PC, a un prezzo stracciatissimo, e tutto avviene con una velocità estrema. Io, tra l'altro, tanti anni fa avevo assistito a una di queste scene in un mercato proprio napoletano, ed è veramente pazzesco con la velocità con cui si muovono, no? E propongono questi pacchi, e cercando appunto
e sollecitare l'acquirente dicendo che è un'occasione unica, no? Che non gli si presenterà mai più di comprare, che ne so, un cellulare a un prezzo così stracciato, no? E quindi bisogna fare presto, corri, 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 corri. No? E la stessa cosa fanno loro. Il format è non solo il format, ma anche la forma mentale, la stessa, no? Dei tirapacchi. E quindi loro speravano che io abboccassi, no? Mentre io mi aspettavo, insomma, semplicemente di parlare con Patuanelli, mentre la telefonata da parte di Patuanelli non è arrivata, a dimostrazione del fatto che loro stavano preparando l'ennesimo pacco. Insomma, questa cosa per raccontarla così un po' alla Walt Disney, mi ricorda anche un po' la banda Bassotti. Avete presente la banda Bassotti di Walt Disney, no? Che cerca di tirare il pacco al povero buon Paperino, che oltre ad essere una persona buono è anche un po' credulone, no? È uno che ha fiducia nella gente, nelle persone, nelle istituzioni, e poi e la banda Bassotti vuole approfittare per tirargli il pacco. Ma in questa occasione però c'era anche il suo amico Topolino, no? Allora Paperino, dopo essere stato fregato parecchie volte dalla ba banda Bassotti, questa volta ci pensa un attimo e dice: "Beh, ma però se chiamano di mezzo il mio amico Topolino, come mai il mio amico Topolino, che è una persona seria, no, non mi chiama? Per dirmi che cosa sta succedendo?" A quel punto anche Paperino, per quanto buono e ingenuo sia, e per quanto tutte le volte che è stato fregato, questa volta ci pensa bene e non cade nella rete della banda Bassotti. Ecco, e questo, insomma, per raccontarla in chiave Walt Disney. Però sì, anche se al momento così potrebbe anche far sorridere, però purtroppo la cosa è triste, perché queste persone gestiscono veramente le nostre vite, la nostra salute, la nostra dignità di cittadini, e pensate un po' in che mani siamo. E questo è davvero drammatico e triste, non solo per me, ma penso per tutti quanti, perché ormai questo hanno dato dimostrazione della loro veramente inadeguatezza e cialtroneria politica, istituzionale. Io mi auguro che a questo punto Patuanelli intervenga sul serio e che disponga in qualche modo una sorta di commissario governativo che riporti nei binari questa città, queste istituzioni, questo comune di Trieste, perché non, cioè non, non, è intollerabile. Insomma, hanno veramente gestito una situazione in una maniera veramente ignobile e disumana, sotto gli occhi veramente di un intero paese, presto, come ho detto, anche probabilmente davanti all'intero mondo. E quindi, come minimo, mi aspetterei appunto un commissario governativo che arrivi qua e faccia un po' di pulizia, di ordine, perché sennò veramente qua è finita, è veramente finita. Va bene, penso di essere stato, spero, abbastanza chiaro, e buona domenica a tutti e buon fine tramonto.